Stato di l'assessore Ricci sa bene, perché ha vissuto con me quali sono stati i momenti topici della brevità del bando che fu fatto nel 2011, quindi realizzare un progetto che fosse utile per la città, per il suo sviluppo. E credo che questo sia un inizio di, come l'ho detto già in consiglio, giustamente ha inteso bene l'assessore Ricci, pensare che questo è l'inizio di un percorso che la città si deve di realizzare, io credo in Viterbo. Credo che l'amministrazione che ha portato a compimento questo progetto ha creduto in quello che era stato fatto, perché in parte comunque sia l'ha vissuto, anche se Zinno non era presente, ma i gruppi consigliari che hanno sostenuto il sindaco attuale erano presenti, hanno vissuto quel momento così, quella scommessa, perché probabilmente non tutti ci credevano che riuscivamo, la città di Viterbo, non Marini o chi per lui, la città di Viterbo riusciva a essere protagonista in quella storia. Oggi credo che si possa dare tutti quanti insieme, in questo ambito specialmente, una credibilità alla città affinché si moltiplichino gli investimenti che l'amministrazione comunale ha fatto in questi anni. Noi abbiamo bisogno, noi, tra virgolette, gli amministratori hanno bisogno del sostegno da parte di imprenditoria, non solo di Viterbese, ma anche da dove arriva, come ho detto già in consiglio, se vengono cinesi, benissimo, se vengono cinesi a fare gli investimenti, perché credono nel nostro progetto, e io credo che questo solo potrà salvarci dal decadimento di un periodo storico che non vuole essere sulle spalle degli amministratori locali di Viterbese, ma a livello nazionale. Credo che i comuni non possano, per la natura del momento critico economico, non possono vivere tranquilli se non c'è un investimento da parte anche degli investitori privati.